Ciao a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale. Come avevo promesso, facciamo il video refill a mia mamma. Quest'unghietta ormai almeno 4 settimane, 4-5 settimane. Sono straconsumate, come vedete, anche il colore in punta, talmente le usa. Appunto, su di lei volevo provare il gel di cui avevo parlato nello spacchettamento di Emotion Nails, lo Start Gel Rosé, dato che appunto è ottimo anche per unghie un pochino più complicate e difficili. Quindi procedo subito, come sempre, con iniziare a eliminare il colore. Vi mostro, come sempre, qualche unghietta. Allora, sicuramente è promosso il gel della Global Fashion che avevo usato per questo refill perché, ragazze, non ha avuto un minimo sollevamento. E mia mamma non è da gel. Quindi ottimo prodotto, quello per unghiette difficili. Vi ricordo che sulla Global Fashion potete avere il 10% di sconto con il codice MACOLINA95. Ovviamente non è valido sui prodotti già scontati. Procedo adesso, una volta rimosso il colore, ad andare delicatamente ad alzare le cuticole. Vado a pulire le cuticole con questa puntina fresa. Ovviamente i giri sono molto più bassi perché stiamo andando a lavorare su unghia naturale ed è una zona molto delicata. Ora vado a passare la punta, questa qui 240, per opacizzare tutta la lamina in modo molto sottile, scusate, delicata. Posso anche passarla su tutto il resto dell'unghietta, di modo che vado a uniformare anche la vecchia struttura, però diciamo che mi importa di più passarla sull'unghia naturale, vedete? Una volta opacizzate tutte le unghiette, vado a pulire bene con un pad e il cleaner, di modo da eliminare tutta la polvere, e poi inizio con i preparatori. Ora vado a mettere il primer non acido, poco prodotto. E sto comunque attenta a non toccare, a stare un pelino lontana dalle cuticole. Posso andare ad applicare la base, sempre poco prodotto, e massaggio bene sull'unghia in modo che penetri il prodotto perfettamente. Una volta andata in lampada e polimerizzata la base, andiamo appunto ad applicare il nostro Start Gel Rosé di Emotion Nails. Allora, prelevo un pochino di prodotto, inizio a lavorarlo. Vado ben vicino alle cuticole. Una volta applicato bene sulla zona delle cuticole, vedete che lo porto verso il basso. Non si muove, ragazze, nel senso che non cola. Non so se si riescono a vedere i segni del pennello. Quindi, volendo, possiamo andare a fare anche qualche unghietta in più. Io sono solita fare un'unghietta, vado in lampada e faccio quella dell'altra mano. Però, volendo, posso andare avanti qua, faccio due unghiette e poi faccio due unghiette anche dall'altra mano. Vi mostro ancora la stesura. Prendo un pochino di prodotto in più, io lo metto vicino alle cuticole,
perché noi comunque sì che ho rimosso un pochino di prodotto in più, però siamo in refill, quindi vado ad applicarlo vicino alle cuticole spingendo con la punta e poi piano piano, vedete, lo prendo e lo trascino fino al bordo libero. Cerco già di mettere il prodotto abbastanza giusto di modo che poi in fase di limatura non ci perdo troppo tempo. Vedete, lo trascino in punta dove ho bisogno di meno quantità rispetto che alla zona cuticole, perché comunque qua già mi ritrovo del prodotto. Controllo sempre l'unghietta lateralmente e al massimo la vado appunto a sistemare. Vedete che non si è mosso? Il prodotto è rimasto perfettamente a posto. Se voi lavorate col pennello bene, devo dire che si livella bene ed è anche abbastanza veloce. Comodo il fatto anche che non cola e possiamo fare più unghiette. Vado in lampada con queste due e nel frattempo appunto vado di nuovo a fare lo stesso procedimento sull'altra mano, solo che invece che lavorare un'unghietta alla volta come con gli altri gel, con questo posso fare due unghiette alla volta, quindi velocizzo un po'. Brucia, ragazze, mettete la funzione soft perché almeno sulle unghie di mamma mi sta dicendo che brucia, è uscita, quindi l'ho vista. Entrate piano piano magari in lampada. Ma me lo avevate scritto anche sotto i commenti lo spacchettamento che bruciava lo starter gel rosé. Poi ovviamente come sappiamo c'è chi lo sente di più e chi lo sente di meno. Brucia ancora? No. Ok, non brucia più, è solo l'impatto iniziale. Vedete? Prendo e lo trascino verso il basso. Ok, una volta uscita dalla lampada, con un cleaner, con un pad, scusate, imbevuto di cleaner, vado a sgrassare bene tutte le unghiette e procedo con la limatura. Quindi prendo la lima, la grana con cui trovate meglio voi ragazze, e inizio a fare la mia classica limatura. Aggiusto anche il bordo libero perché non l'abbiamo limato prima, quindi lo vado a fare adesso. Mettete il pollice vicino per non tagliare, mi raccomando. Bene, giro cuticola, laterali molto sottili e dritti, non facciamo le unghiette troppo larghe. Vi può aiutare, spolverate sempre, mi raccomando. Ok, e vado ad uniformare il prodotto. Vedete che da limare ho veramente poco perché il prodotto l'ho messo già esattamente dove doveva essere, quindi vado solamente a livellarla, diciamo, a livello, e aggiusto anche il bordo libero che sarà ovale nel nostro caso. Adesso, una volta finita la limatura, procedo con il taglio delle cuticole, quindi anche tutte le pellicine che si sono alzate per via della lima le vado a rimuovere. Sto andando a pulire bene la polvere con un pad zuppo di cleaner in modo da toglierla bene anche dai valli laterali e non avere problemi poi nella stesura del colore, che è questo colore qua, è un rosso metallizzato super glitterato, ma sono minuscoli, glitter. Ok, quindi procedo con l'applicazione, vado a stenderlo molto molto sottile. Che è super super coprente,
sto sempre attento al giro cuticole, se ho bisogno vado con un pennellino sottile. Finito di stendere il colore, adesso vado a mettere il top HG, questo qua. Ok. Sigillo bene anche la punta. Ok, allora con un pennellino fine vado a crearmi il disegnino che sarà su queste due unghiette. Vado a fare delle palline di Natale, quindi incomincio con poco prodotto e sottile. Sto lavorando sul top, quindi sul lucido finale. Andrò qua a disegnare una metà della pallina che poi sarà riportata da questo lato. Adesso posso andare a disegnare il fiocchetto. Vado più o meno a fare un fiocchetto. Spero che si riesca bene a vedere. Non è importante essere proprio precise, ragazze. Adesso vado con il bianco appunto che mi sono creata insieme al top a riempire le palline e anche il fiocchetto. Vado a mischiare con il sigillante i glitter perché li vado a mettere dentro la pallina. Li vado a mettere solamente nel pezzo alto, vedete? Hanno anche dentro dei glitter oltre alle paillette, sono molto carini. Spero che si riesca a vedere. Una volta uscita la lampada posso andare di nuovo a sigillare tutto il disegnino, anche se volendo possiamo non andare a sigillare perché io ho utilizzato prodotti senza dispersione, però per sicurezza, soprattutto su di lei, io vado di nuovo a chiudere tutto. Ed eccole qua, queste qui sono le unghiette terminate. Ve le mostro tutte e due insieme. Ok, abbiamo tolto lo zoom. Con anche questa nell'art semplice semplice. Quindi se siete arrivate fino a qua lasciate un bel pollice in su, un commento se volete altri video. E nulla ragazze, ci vediamo come sempre al prossimo.